Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. 17.07. Buonasera. Buonasera. Questo è Pinocchio. Volevo ringraziare l'ufficio programmazione, ma anche Francesco Ciocca. Perché avete messo questa canzone in memoria di quando io facevo parte delle Madasan. Gruppo musicale molto ambizioso. Abbiamo fatto questa canzone, poi basta, poi niente, ma questa canzone è rimasta nel cuore di tutti noi, ho un sacco di ricordi legati a te e a quel gruppo. Vero? Eravamo sì. Pazzeschi. Bellissime. Oh, bellissime. Quanti ricordi, ma grazie. Basta, bando alle ciance, è momento di tornare nel presente. C'è una puntata ricca di cose. C'è anche un ospite molto bella. Anche troppo. Sì. Adesso una faccia, una pelle maledetta. Pagherà le conseguenze. Sigla. Brava! Dentro un treno, oppure sopra un tram. Finché non c'è la pina. Che si ritorna alla maison. Bello, bello. E stiamo a bere al bar. La sera è cominciata. Speriamo non senta male. Mai, ci fa del Giappone. È il tempo di iniziare questo carinissimo, stupendissimo, squisitissimo show. Buonasera Valentina. Buonasera Diego. Buonasera Ciocca. Buonasera Mary Jane. Allora, abbiamo una puntata ricca. Adesso ci viene a trovare anche un ospite. Sì. Grazie alla cui presenza vi lanciamo un tema. Esatto, non lo facciamo da tanto tempo. Ci piaceva l'idea invece di raccogliere un po' di messaggi, di storie, di audio, di sms, di quello che volete voi. Sì. Il tema è semplicissimo. Cioè, quelle piccole verità che avete imparato nella vostra vita. Non, diciamo, se riusciamo ad andare oltre ai classici non c'è più la mezza stagione. No, quei consigli che vi sentireste di dare perché provati sulla vostra pelle. Sì. Che ne so, non andare a fare la spesa quando hai fame. Brava, questa è, sì, è che non lo fa nessuno, però sappiamo che è vera. Però, per esempio, io devo dire che quella cosa che ogni tanto abbiamo detto anche qua, che faccio ancora, che mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta, che è quando hai troppe cose, o hai una cosa molto grossa, o hai tanti impegni in una giornata e ti sembra di non farcela, dividi tutto. Cioè, separa, dividi, e tipo, non so, la settimana ha 5 giorni, no? Sì. Tu dici, allora, ok, oggi è... Mercoledì. Allora, è lunedì. Il lunedì non lo conti perché l'inizio è lo sprint. Okay. Il martedì un po' va. Certo. Dai, martedì ma il mercoledì è già weekend. Praticamente sì, perché scusatemi, perché allora il mercoledì può essere anche che poi dai davanti ancora il giovedì e venerdì, però fai il mercoledì, quando l'hai fatto, poi è solo il giovedì. Perché il giovedì è bello, Giovedì è un bel giorno, poi. Anche perché poi il venerdì è l'ultimo giorno di lavoro e quindi come va? Sì, infatti. Ecco, questo per esempio è una piccola cosa che faccio io. Io ho capito sulla mia pelle e sulle mie mutande che se ti scappa e c'è un bagno vicino, approfittane. Cioè, non sopravvalutarti. No, vabbè, me la tengo prima, No, vai. Anche, devo dire che da quando ti conosco spesso no, la tengo. Lo so. E poi non la tengo. Poi non la tieni. Vedo che stanno già arrivando piccole verità. Se ti trasferisci per amore, deve essere per te. Ecco, è questo. Quello che vi chiediamo alle nostre coordinate è proprio questo: di raccontarci quelle piccole verità che vi sentite di condividere, che la vostra stessa esperienza, la vostra vita, a volte amara, vi ha insegnato. Perfetto. 347-342-5220, ve lo ridiamo come coordinata ufficiale. Tra poco arriva anche l'ospite. Sì, quella con la pelle bella. Mamma. Andiamo. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Allora, non è tanto fai come ti pare, ma è fai come ti dicono le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio DJ, perché ne sanno. Sì. La vita ha insegnato loro un sacco di piccole lezioni. Molto piccole. E poi però... magari ognuno ne ha una sola, ma mettile tutte insieme. Quantomeno sono comprovate poi. Sono comprovate dalla vita, sono una bella parure di consigli, cioè che cosa la vita ci ha insegnato, anche di piccolo, sì, che possiamo condividere stasera. Vado? Vai. La mia grande lezione che ho imparato è che se la macchina comincia ad avere più di una spia, devi andare dal meccanico, perché altrimenti poi è carro attrezzi in autostrada. Brava. Giusto. Hai ragione. Giusto. Sopra, oltre una spia, vai. Vai, ultimo.
fidanzati con quelli della tua età. Ma sposa quelli più giovani, mi verrebbe da dire. Questa sarebbe la tua risposta. Esattamente, ma adesso accogliamo Florencia. Florencia di Stefano Abiciain, buonasera. Hola, che bello essere qua, come sono felice, felicissima, già avendo sbagliato tutto, perché sto con uno molto più grande, più grande, quindi già regola per me. Trovi bene però. Sì, dai, per ora sì, per ora l'ho rinnovato il contratto. Bene, non soffermiamoci su quel per ora, ma soffermiamoci invece sul fatto che tu, oltre a essere una collega, perché lavori... Sì, ma infatti lei su Instagram è Florencia fa cose, di elenca tutte le cose che fai nella tua vita. Durante la giornata, la vita, vabbè, sono speaker anch'io in radio, collega nel mio piccolo, podcaster, quindi sono qui anche per parlarvi della seconda stagione di Before Breakfast Italia. Che è un podcast che c'è su One Podcast, quindi il nostro portale. Esattamente. Mentre la radio è Radio Popolare. Sì, Radio Popolare, saluto e ringrazio. E poi che altro? Traduco libri, scrivo ogni tanto, scrivo cose, presento eventi, ho presentato anche con te, Diego, possiamo dirlo, delle cose. Sì, certo. Diciamo, molto modesta, perché hai all'attivo... Fa 300 cose, fa 300.000 cose. Ma fai libri importanti, traduzioni libro importanti. Che ho presentato, vale, cioè... a me, quindi siete sempre nella mia vita, ragazzi, ma non giriamoci intorno. Che brutto karma, Florencia, cosa devi aver fatto? Cosa ho fatto di male nella vita precedente? Questo noi non lo sappiamo, sappiamo che ti sei meritata molta presenza nostra. È vero. Ma oggi eravamo contenti di essere qua con te, perché appunto c'è questo Before Breakfast Italia, che è una versione italiana di un format che esiste già, giusto? Sì, è un podcast americano di questa coach, scrittrice di bestseller che si chiama Laura Vanderkam, e lei ogni mattina, quello che faccio io sostanzialmente nella versione italiana, dà un piccolo consiglio su come ottimizzare il nostro tempo. Lei lo fa molto spesso parlando di lavoro, quindi come ottimizzare... molto americana come stampo, certo. Io cerco di tradurlo naturalmente e adattarlo anche a un contesto più italiano, ma anche mettendoci un po' del mio, della mia esperienza lavorativa e personale. Abbiamo un piccolo contributo estratto dalla scorsa stagione. Ascoltiamolo. Ah. Il consiglio di oggi è trasformare il nostro tempo alla guida in ore di lezione e formazione. Ci sono diverse modalità per imparare qualcosa attivamente in questi momenti. Gli audiolibri, per esempio, sono un'ottima soluzione. Oppure ci sono le conferenze. Io sono grande fan dei TED Talks, ovvero conferenze che hanno luogo in tutto il mondo, tenute da professionisti della tecnologia o dei lavori creativi o di innovazione. E sono davvero di ispirazione. Il tempo alla guida, poi, è l'ideale se si vuole imparare una lingua straniera. Soprattutto perché possiamo ripetere le frasi ogni volta che vogliamo, tanto non ci ascolta nessuno e addio imbarazzi. Studiare, ad esempio, una lingua non troppo complessa per noi a un livello base per 5 ore la settimana non ci renderà dei madrelingua, ma potremo sicuramente cavarcela alla grande in neanche 2 anni. Ecco, mi per sento esempio. Molto mortificata. Allora, innanzitutto, tutto questo vale, ma non in questo orario, perché la scienza ha comprovato che durante questo orario bisogna ascoltare Pinocchio. Ma anche perché si impara tantissima roba, le vostre notizie, gli approfondimenti. Soprattutto mi puoi quello. Ripetere TED Talks. TED Talks. Mamma mia! Sì. Sono pronunciato. Mi fa un culicchi, ma me lo tengo per dopo. Dai, riserva. Sì, infatti, perché forse non so neanche se sa bene di cosa si tratta il culicchi. Comunque è una cosa bella. Allora, insomma, che cadenza alta il podcast? Esce ogni mattina dal lunedì al venerdì prima di colazione, quindi circa verso le 7:15 del mattino esce, e ci tengo insomma anche a raccontare, per chi non l'avesse ancora ascoltato su One Podcast, che non è un podcast che ti vuole spiegare come devi vivere. Già viviamo in una società che è performativa da pazzi, dobbiamo sempre essere sul pezzo, sempre guarda fare il doppiamento. Tutto esatto, guarda che performance, stanchi, bolsi, imbruttiti, e invece sono dei trucchetti per non soccombere sostanzialmente, per cercare di fare tutto quello che vogliamo, recuperare, ritagliare del tempo da dedicare al tempo libero o a quello che vogliamo fare, anche banalmente dormire, che è un'attività che io ho scoperto negli ultimi anni, mi piace invecchiando dormirai sempre meno, sappilo. Sì, già mi sono messa maluccia. Però se superi una soglia che non so se è la stessa per tutti, per me da un paio d'anni, poi ti siedi ovunque, chiudi gli occhi e ti addormenti anche se gli altri ti fanno delle foto. Non è da un paio d'anni, è da un po' di più. Però
è così, l'importanza del riposo, anche se ti fanno le foto, non importa, perché l'importanza del riposo è fondamentale, anche perché si lavora meglio, cioè si vive meglio di notte, no? Non so come anche dire. L'umore, diciamo. Molto. Senti, la nuova stagione quando parte? È già partita e quindi già ogni mattina trovate già tutte le puntate vecchie su varie piattaforme. Perché la bellezza del podcast è che c'hai tutta la stagione vecchia. Cioè, in una stagione ci sono quasi, adesso quasi 60 puntate, per cui siamo alla 58, giù di lì, ogni mattino si possono recuperare, durano meno di 5 minuti l'una, quindi sono proprio dei bite veloci. Il tempo di un caffè e... Sì, una pillolina proprio, ogni giorno per cercare, come dire, gestire al meglio quello che abbiamo. Cambiando inteso come di facoltà, vista. Capacità, attitudini, tempo e spazio. E molte volte è semplicemente un cambio di prospettiva, no? Prima dicevate della settimana, dei giorni della settimana, quando ci si sente di aver fatto il giro di boa della settimana. Normalmente pensiamo che sia il mercoledì, no? Questo è un esempio lo di dicevo puntata. Prima, infatti. Appunto, invece è il giovedì pomeriggio. Perché? Perché noi siamo abituati a pensare che il mercoledì sia metà settimana, perché pensiamo che il sabato e la domenica siano dei giorni minori in termini di valore. Allora, però, se dobbiamo litigare sul mercoledì, che per noi è da sempre il merdoledì, il giorno in cui si fa. Cioè. Ma perché ti prepara al giovedì che invece li comincia a respirare, capite? Ecco. Vedi il weekend, dai, vediamola così. Va bene, resta con noi perché adesso condividiamo un po' di perle di saggezza delle nostre ascoltatori e ascoltatrici. E tu pensa invece alle tue perle di saggezza, io ho già quello una che hai imparato nella vita. Perle presa da Veneta, che è pazzesca. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Before Breakfast Italia è uno dei podcast che sono disponibili su One Podcast, che tutte le mattine vi permette in meno di 5 minuti di imparare una piccola perlina, un piccolo consiglio molto pratico da provare a mettere in pratica subito, per l'appunto, per cercare di migliorare per quello che è possibile nel nostro modo di essere, nelle nostre attitudini, nel poco tempo che abbiamo, tra le cose che facciamo nel nostro quotidiano, senza l'ambizione di stravolgere la vita. Sono a volte piccolissimi gesti che ti fanno svoltare la giornata, no? Anzi, a volte quando noi partiamo con l'idea di da domani mi sveglio alle 5 ogni mattina, faccio un'ora di corsa, poi vado, al terzo giorno già abbiamo esaurito, no, quella voglia di fare. Per cui sono piccolissimi gesti, anche solo per trovare quel momento. Magari uno dei grandi problemi, ho visto che una delle puntate più interessanti che sono piaciute agli ascoltatori è quella dedicata alle mail. Molte persone lavorano, hanno un lavoro d'ufficio, cioè lavorano con le mail, e si è praticamente dentro questo turbinio, questo flusso che continua ad arrivare di mail giorno e notte. Poi con il lockdown tanto si è rotto l'orario, per cui io vi dico che sul mio cellulare arrivano le mie mail, e ogni volta che arriva una mail devo generalmente spam, perché non è che diceva devo buttarla subito, cioè non le tengo lì. Quindi a cosa è servito? Solo a distrarti da quello che stavi facendo? Sì. Ok. Chiaro? Questo serve per Breakfast Italia. Chi state ascoltando con noi stasera è Florenzia di Stefano Abiciain, che è colei che tutte le mattine con la sua voce vi accompagna in questa specie di piccolo quotidiano step di autoconsapevolezza. Sì, alla fine è solo quello, maturare consapevolezza su quello che si fa. Il peggior modo per passare il tempo è trascorrerlo senza cognizione di causa, cioè senza sapere cosa stai facendo, anche solo niente, sono davanti guardo il muro sul divano, ma almeno so che cosa sto facendo, mi sto riposando, sono un gatto, i gatti guardano il muro, no? Sì, è vero, ma di solito tipo complottano contro di noi in casa, però soprattutto quelli di Ciocca, sì particolarmente, mi dirà, però sapere che cosa si sta facendo ci permette già di avere consapevolezza, e quindi di dire in questo momento mi fermo perché ho bisogno, mi sono già messa, non lo so, il promemoria o il calendario, l'agenda programmata, perché così non mi perdo e non mi sento in colpa perché mi sono persa l'incontro che dovevo fare, la consegna che avevo, eccetera. E quindi programmarsi il più possibile ci aiuta veramente a essere più sereni. Sembra sempre che quando uno deve organizzarsi, deve come dire, compilare le liste di cose da fare al minuto, sembriamo dei matti, no? Dei controlli. E invece lo vedo sulla pelle di mio marito. Lui ha liste, to-do list di tutto, ed effettivamente non dico che sia sereno. No, però sta meglio di me. La serenità a questo tavolo non c'è. No, ma solo a questo tavolo, in questo orario abbiamo imparato che la serenità è un'amica che vola, ogni tanto la vediamo, rinunciamo a volerla possedere, la salutiamo quando la incontriamo, felici di rivederti, sempre un piacere averti, mentre sulle spalle spesso ansia ed angoscia ci fanno compagnia da appena svegli. Noi stiamo raccogliendo tutte le vostre piccole perle di esperienza personale, ciò che la vita vi ha insegnato nel bene e nel male.
male. Sì, vi chiediamo cose molto piccole, tipo questa. La mia piccola verità è questa: ai matrimoni sempre, ma sempre, ma sempre, direi anche quando sei la sposa, portarsi le scarpe piatte di ricambio. È brava, vero, è vero. Questa più saggezza. Già andare con le scarpe piatte, basta. Quello è il livello plus. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Sono le 17.35 su Radio DJ. A Pinocchio stiamo raccogliendo un sacco di consigli per la vita. Sì, me li sto segnando tutti. Cioè, quelle piccole verità che avete provato sulle vostre spallucce. Esatto. Sulle vostre spallone. Quello che la vita quotidiana vi ha insegnato e che stasera vogliamo condividere perché magari possa essere d'aiuto a qualcun altro. Questo è un po' il tema del podcast che Florenzia fa su un One Podcast che si chiama Before Breakfast Italia. Che, scusa, puoi spiegare per uno che c'è alle prime armi col podcast, dove ti cerca, dove ti trova? Tutte quelle che sono le piattaforme di podcast, Spotify, Apple Podcast, oppure c'è l'app di One Podcast che si può scaricare, e oppure anche dal sito di Radio DJ c'è la sezione One Podcast e si ascolta anche da lì, quindi è impossibile, cioè se non l'avete sentito perché proprio non volete e allora ci resta male. Ma no. Oh, dai. Anche perché è pieno di consigli il podcast. Sì. Tra un po' te ne chiediamo anche uno tuo personale su proprio l'esperienza, sulla pellaccia tua. Perfetto. Ok. Verità inconfutabili. Intanto le leggiamo un po', Vale. Facciamo un vocale e uno scritto. Allora parto io. Vai. Ciao Pinocchio, Alessandro da Roma. Io ho imparato sulla mia pelle che è vero che non bisogna mettere troppo ammorbidente nei vestiti. Perché poi dopo se ci sudi puzzano da morire. Bravo. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Io aggiungo, non bisogna mettere troppo, come si chiama quello che si usa per i capelli? Troppo balsamo ai capelli, perché li appesantisce se non li sciacqui bene. C'è tutto lì, sono variabili che Ne arriva uno scritto che dice così: se tua madre ti dice che quel vestito ti ingrassa, credile. È vero. È mamma vero. Non mente. No, purtroppo no body shaming da queste parti, ma è vero. Purtroppo è vero, anzi. Allora, il mio consiglio è un consiglio che mi aveva dato la mia nonna, Laura, ed è: i panni stesi bene sono mezzi stirati. Veri. Sono stirati. Sono stirati. È vero. E piegare bene. Piegare bene i vestiti sono stirati. Stai calma, Florenzia, però, non mi guardare così. Sempre le calze di ricambio in borsa, soprattutto ad una cena importante o a un matrimonio. Ah, vedi tu. Questa è interessante. C'è anche la variante quando sei single e diciamo sportiva, e ovviamente non parlo di me, parlo di amiche. Parla di me, di avere sempre un paio di mutande in borsa, non si sa mai. Ah, vedi? Ricambio. Interessante. Ormai è tardi per me. infatti anche io ho dato. Tornato a casa senza troppe volte. Andiamo avanti. Ciao Pinocchi, sono Simona. A me dicevano sempre, quando avevo il bambino piccolo, goditelo, goditelo, che dopo crescono in fretta, non ti cagano più praticamente. E in realtà avevano ragione. E adesso a 14 anni sono completamente inesistente. E all'epoca non se l'era goduto, vedi? Amore, non è mai abbastanza. Sempre a proposito di tempo perduto, qualcuno ci scrive: impara l'inglese dalle scuole e non fare lo stupido durante le lezioni. Ecco. Da grande capirai perché. Grande verità. Grande verità. Non l'ho mandato io. No. Because you. Io vorrei consigliare, quando avete gente a cena, attaccatevi un menù come quello del ristorante in cucina. Vi servirà per capire cosa fare prima e cosa fare dopo e non dimenticarvi di fare niente. Brava, precisa. Brava. Come vorrei venire a casa tua. Infatti. A darti una mano, sai cosa vengo a fare io? Se tu cucini, io lavo i piatti, che mi piace. Bello. E a proposito di lavare i piatti, ci scrivono: ho imparato a non passare i piatti al cameriere se non è lui a chiederlo, perché potresti metterlo in difficoltà. O anche aiutarlo quando vedi che arriva carico sul vassoio di bicchieri, cose, uno gesto istintivo, no? Vuoi dare una mano, e invece ha tutto l'equilibrio, magari già soprattutto suo. Quando arriva. Questo ho provato, quando arriva con un vassoio carico di bicchieri, se tu di tuo ne togli uno, gli sposti di equilibrio è un disastro. Ragazzi, non andate a vivere vicino ai parenti. Questo possiamo scolpirlo nella pietra. Parenti che salutiamo naturalmente, vi vogliamo tanto bene. Vado avanti. Dai. Ciao Pinocchi, io ho imparato che se una cosa ti cade per terra e la raccatti entro 5 secondi non è contaminata, quindi la puoi usare tranquillamente, anche le cose da mangiare.
Ok. Sì, sì, anche 10. Sì. Dipende sempre da dove cade, cioè su cosa cade. Io dopo Pechino Express, quando è caduta non mi interessa. Ma no, certo. Mangio. A proposito di calze o mutande nella borsa, Jacopo risponde giustamente: avere sempre in macchina bottiglia di acqua e rotolo di carta igienica. Quello ce l'abbiamo noi in famiglia. Sì, servito tante volte. Vedi. Ultimo: se non trovo quello che cerco, smetto di cercarlo. E nel momento in cui smetto di cercarlo, lo trovo. Ciao Pinocchi. Amore, tu sei un genio. Sì. Tu sei un genio, ti ringrazio. E Vale, io ormai so cosa regalarti a Natale. Cosa? Un kit di acqua e carta igienica per la macchina. Grazie. Voi continuate a mandarci le vostre perle di saggezza, cioè i vostri consigli, quello che sulla vostra pelle la vita quotidiana vi ha insegnato, che stasera vogliamo condividere. Forse potremo togliere un po' di fatica alla vita di ciascuno. 347-342-5220. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:43 su Radio DJ. Questa sera a Pinocchio stiamo cercando di imparare dagli altri, dalle altre, piccole perle di esperienza vera, di saggezza empirica, proprio provata, che è sulla pelle delle persone che ci danno i consigli, appunto, cose, modi, soluzioni per alleggerire un po', quando serve, quando è possibile, la vita, che diciamo così, ecco, è una cosa bellissima, delle volte anche faticosa. Che è quello che fa tutte le mattine o tutti i giorni, in realtà, perché è un podcast per cui potete sentirvelo quando volete. Sì, però ora si chiama Before Breakfast Italia, Florenzia, che è qui con noi. Esatto. Grazie ancora. Da parte questo orario, abbiamo detto durante Pinocchio, non si ascolta Before Breakfast Italia. No. Il dispositivo non permette l'ascolto. No. Allora, ci è arrivato questo messaggio che vi faccio sentire. Ciao. Noi partiamo da Torino e andiamo a sposarci a Napoli. Abbiamo scoperto che per portarci l'abito da sposo e l'abito da sposa dovevamo comprare 2 biglietti in più. Quindi siamo seduti io, l'abito da sposa, l'abito da sposo e il mio futuro marito. Ciao Irene e Alessandro. E Irene e Alessandro sono qui con noi. Ma non ci credo, ciao. Ciao Pinocchi. Dove siete, sull'aereo? No, siamo all'aeroporto, abbiamo parcheggiato. Ma è stupendo. Proviamo a fare il check-in dei nostri abiti. Cioè, ma gli abiti sono dentro dei portabiti? Sì, per fortuna sì, sono delle borse un po' grandi, per cui estiva era un po' difficile. Ma poi scusa, col cacchio che l'abito da sposa va estiva? E quindi abbiamo, dopo tante telefonate al call center, abbiamo capito che dovevamo comprare un biglietto. Adesso speriamo bene che ci facciamo passare. Ma scusa un attimo, il tuo biglietto avrà il tuo nome Irene, il tuo cognome che non diciamo, e così per il tuo futuro sposo. Esatto. Ma il vestito che nome ha? Allora, il vestito si chiama Item Fit. Però mi hanno chiesto anche una nazionalità, una data di nascita, quindi io ho messo la mia. Stupendo. Ma potevi farlo più giovane, ma già c'eri, scusa, anche esotico. È vero. Ma questa cosa è stupenda. Quando vi sposate? Ci sposiamo sabato. Ma siete entrambi originari di Napoli? No, io sono napoletana e il mio futuro marito è di Torino. E avete scelto casa tua? Abbiamo scelto casa mia, noi siamo un po' grandi e ci sposiamo in Costiera Amalfitana. È previsto tempo orribile, pregate per noi. No, ma vedrai, guarda, vedrai che ci sarà lo spiraglio giusto, poi quello è un posto pazzesco. Ma tanto c'è un'opzione B, no? Sì, però diciamo che l'opzione A è sicuramente più d'effetto, quindi speriamo. Certo. Quanti invitati? Pochi, proprio perché siamo un po' grandicelli, abbiamo perso parenti per la strada. Quanti anni avete? La quarantina, sciacquati la bocca quando parla. Sei più giovane di noi, scusa. Adesso... abbiamo solo 4 bambini invitati. Oh, che carina. Okay. Senti, rispetto alla cerimonia, sei agitata, è tutto organizzato, manca ancora qualcosa? Allora... I parenti sono già arrivati? No, i parenti, sì, qualcuno arriveranno alla spicciolata tra venerdì e sabato mattina. Quelli di Torino sono ospitati in un albergo a Napoli e la cerimonia, però noi faremo un rito simbolico nella location e domani invece ci sposiamo al comune. Ok. Bravi. Sabato a che ora vi sposate? Sabato ci sposiamo alle 17. Alle 17 da il meteo si apre il cielo.
Ah, meno male, hai 17 speriamo. 24 dai, gradi e 8. Tieni conto che tu con quel quarto d'ora di ritardo che puoi avere arrivi che c'è già il sole. Sì. Speriamo, incrociamo le dita. Mm. Ci sentiamo lunedì magari. Va bene, molto dai, dai, grazie. Buon viaggio a tutti e quattro. Ti vogliamo bene. Anche noi, ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Sono le 17.50 su Radio DJ e stiamo scrollando un po' tutti i vostri messaggi che sono arrivati al 347-342-5220 rispetto alla domanda che vi abbiamo fatto oggi, che è: ci volete dire qual è quella cosa che la vita vi ha insegnato, la vita quotidiana, la vita semplice, quella lezione che possiamo condividere per far sì che magari qualcun altro in quella situazione possa non compiere gli errori che magari abbiamo fatto noi? Sì, sì, sì. E siamo anche in attesa di sapere cosa ha imparato Florencia dalla vita che vuol condividere con noi. Allora, ho imparato tante cose sulla mia pellaccia, in particolare due. La prima è che se ci soffi sopra riparte e funziona. Questo è stupendo. Sì, perché sai le vecchie cassette della Nintendo, pure i CD, così ci soffiavi sopra quando non partivano, così rimettevi, ripartiva e andava tutto. Okay. Ma quello è un assioma proprio. e poi anche la vita mi ha regalato questa grande saggezza, che è non scendere mai di grado. Mai. Alcolicamente parlando. Sì, quando si fanno insomma serate, così uno vuole magari il mattino dopo essere presentabile, si parte con l'aperitivo leggero, con la birretta, poi magari c'è la speranza di arrivare ai cocktail, poi non si ritorna mai alle birrette. No, perché qua poi è. Tu dici cose che in questo momento, in questa stanza, qualcuno non vuole ascoltare. Lo so, è una regola dolorosa, ma ti assicuro che è vera. E non mi interessa se arriva, non so, Giorgio Parisi, premio Nobel, se non è vero, non importa. È così, no, lo dico così. Io la mattina dopo stai bene solo se non scendi di grado e se hai quel minimo di raspeghin, come si dice in Veneto, succo d'arancia. Ah sì, succo d'arancia ti tira ma non tutto. Mi facilita. No, lava i peccati. Che meraviglia, sì, sì. Questo me lo segno. Brava. Nel frattempo sono arrivati un sacco di consigli per farti nei sentire. Cocktail, ecco. Più ecco. Ghiaccio si mette, in più tempo si scioglie, quindi non bisogna fare i cocktail pieni di alcol e con un cubetto di ghiaccio, come facciamo altrimenti noi, diventano acqua e rimangono caldi. Sì. Perché molto spesso quando te lo danno con tanto ghiaccio dici vabbè, ci ha messo solo ghiaccio, invece in realtà è giusto così. Grazie. Altre cose che arrivano per iscritto, come si diceva una volta, geniali: se abbassi il volume parcheggi meglio. Sì. Questo lo faccio io, proprio devo spegnere. Ma sai cosa? È che io non so se sia vero oppure no, perché lo faccio sempre. Cioè non c'è mai stata un'occasione in cui io non abbia abbassato il volume e poi ho parcheggiato col volume alto. Allora, so ho letto su Focus che è proprio un'esigenza. Allora è vero. Allora è vero. Rifaccio. Allora, ho letto su Focus e allora è vero che è proprio un'esigenza del cervello, che ha bisogno in quel gesto di parcheggiare di concentrarsi totalmente, quindi ascoltare la radio lo manda fuori di testa. E magari, se possibile, bonus con il gomitino un po' indietro e un accenno di linguetta che esce. Quello certo. È proprio il movimento certo. Del palco. Non l'ha scritto Focus, non lo scriverà mai, ma qui a Pinocchio l'abbiamo imparato empiricamente proprio da voi. Se cercate un parcheggio dovete dire Marco Columbro. Sì, lui non lo sa. Ma lui veramente non lo sa, perché abbiamo provato a contattarlo quando l'abbiamo scoperto. Ma non ha voluto rispondere. Giustamente. Però, se voi dite Marco Columbro, trovate il parcheggio, provate. Lo ricordo perché è una cosa che ci avete detto voi e poi in tanti hanno provato. E a questo proposito, Florencia, altra cosa che abbiamo scoperto grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Pinocchio, che se stai con uno o con una e siete un po' in crisi e vi trovate a cena a casa tua e cucini tu, non fare mai, per nessuna fottutissima ragione, il riso. Mai. Cioè, non devi cucinare il riso. Mai nessuna riso, cioè rottura immediata. Riso, sì. Risotto, lui se ne va. Ma lei veramente se ne va. Sì. Sì. C'è gente che stava ancora mantecando e poi si è girata e non c'era più nessuno. A saperlo 15 anni fa andava diversamente. Ultima verità, poi tu resti ancora un po'? Certo. Ok, vado. Sei quello che sei, la verità non spaventa. E anche saluta le persone anche se loro non ti salutano. Oh, bravi, stupendo. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Mi scoccia spezzare la magia, ma sono le 18.06 su Radio DJ. Stiamo raccogliendo consigli della propria esperienza, sulla propria pellaccia, cioè lezioni imparate dalla vita. Sì. A volte lezioni più amare, a volte meno, però lezioni che possiamo condividere con gli altri in una piccola perla, un piccolo consiglio, molto pratico. Per esempio, ci scrivono: scusate, ma io il risotto
l'ho mangiato al primo appuntamento, l'ho fatto 6 mesi fa e da quella prima serata porto un anello di fidanzamento e conviviamo da 3 mesi. Ma infatti, Anna, va bene, forse scopriamo che il risotto non va mangiato a coppia, diciamo, collaudata in collaudata, crisi, ma al primo appuntamento. Quindi non farlo più. La lezione è questa, il trucchetto è fallo una volta, non farlo più. Basti mettere Florencia. È questo. Mm. Questo è un po' Florencia, è con noi perché titolare di un podcast che si chiama Before Breakfast Italia, che c'è su un podcast che fa questo tutti i giorni, dà una piccola perla, un piccolo consiglio semplice, pratico, che se volete potete mettere appunto in pratica nella vostra vita per cercare di migliorare, semplificare, rendere più belle le cose che abbiamo da fare. Sono 4 minuti che vi accompagnano a inizio giornata e vi allietano le giornate proprio. Sì, o ce le facilitano, perché no? Nel frattempo abbiamo chiesto a voi di darci le vostre lezioni. Sì, sono arrivate, adesso cominciano ad arrivare. Io sto prendendo nota per le prossime puntate. Vai. Piccola verità, quando un cliente esordisce con "Buonasera, vorrei una cortesia", è sicuramente una rottura di vita. Certo, è vero, eh? Il 99,9% dei clienti. Stupendo, sì. È vero. Io se devo prendere un treno o un aereo, un Imodium me lo porto. E tu fai bene. Brava, sì. Pinocchi, buonasera, cosa mi ha insegnato la vita? 2 cose, mai mettere la firma di garanzia per qualcun altro, mai, a meno che non siano i tuoi figli o tua madre. Ok? E la seconda cosa è, oltre i 50 km portati sempre il doppione della chiave della macchina. Ecco, orca, questa è bella. Sapere dov'è. Non l'ho capita del doppione oltre i 50 km. Perché se sei troppo distante da casa e perdi le chiavi della macchina, è meglio avere il doppione con te. Ok, oddio, che brutta esperienza. Brutto. Ago e filo sempre in borsa e una bella spilla da baglia, che se ti si apre improvvisamente la scollatura del vestito almeno ti salvi in qualche modo e non vai in riunione con le tette di fuori. Baci. Ma prendilo come un segno, invece, secondo me, cioè si apre, ma esibisci, ma mostra che c'è freddo. Saluto tutti coloro che hanno assistito per un lavoro che stavo facendo, ma hanno messo un po' di musica, volevo farlo spiritoso, ho fatto una specie di piccola mossa da cubista quale ero, e mi si sono aperti tutti i pantaloni dietro. Beh, che meraviglia. Ma tu devi fare come se fosse una cosa voluta. Certo. Cioè, se tu lo interpreti come parte del tuo essere, allora è andata proprio così. No? Non so se l'ha già detto qualcuno, comunque nell'umido, nel contenitore dell'umido metto sempre 2 Scottex, così non si sporca. È vero. Anche è la mia vero. Mamma lo fa. Perché l'umido molto spesso crea quell'acquetta lì, perché tu butti bucce, robe. Mi è successo oggi. Ragazzi, mi è successo oggi. Grazie. Madonna. Ecco. Che paura. Cara Matilde, 16enne, asciugati quei capelli, che poi a 35 anni te le fanno ripagare tutte. Ma voglia. Ecco fatto. E a 45 c'hai i capogiri. Cervicale? Dai traslochi e dai cambi stagione ho imparato che se non sono pronta a buttare un indumento, un paio di scarpe, allora non devo essere neanche disposta ad acquistarne uno sostitutivo. Quando butterò via quel cappotto ne comprerò uno nuovo. Brava. Pronto Marie Kondo. Eccoci qui. Che bellezza. Ultimo. Ciao Pinocchi. Quando avete i capelli un po' sporchini, un po' untuosetti, ma non avete mai tempo di lavarveli, una spolveratina di burotalco o di cipria e voi là, come nuovi. Amore, e voi là! Ma lo shampoo secco dove vive? Cioè, nel senso, lo shampoo secco si può usare? Sì, no? Perché te lo usi, eh? Beh, certo. Cosa fai? Spray a distanza di 15 centimetri, lascio che faccia la sua magia e poi una bella ruffata e sono a posto come nuova. Hai capito? Valentina, te lo compro domani. Grazie. Sono arrivati anche un sacco di messaggi scritti. Uh-huh. Adesso li leggiamo tutti, perché c'è un sacco di roba molto interessante. Okay, va bene? Perfetto. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:13, siamo pronti per leggere tutti i vostri consigli arrivati al 347-342-5220. Le cose che la vita nel quotidiano vi ha insegnato, quelle piccole lezioni che possiamo condividere gli uni gli altri per cercare di vivere forse un po' meglio. Per esempio, se ne leggo qualcuno. Sì. Se non ho gli occhiali non sentirò bene. Verissimo. Ah, vedi? Vero, è così, sì. Io. Per una sinestesia, cioè i sensi un po' interrotti, non so, però è vero, è vero. Oppure, limone non dato è sempre un gran peccato.
Cioè, questo lo so benissimo, sì, 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 lo sappiamo tutti. Mi sento di confermarsi. Ma proprio che ti mangi le mani. Ma, dici, sì. ma dai, poi un limone non si nega a nessuno, secondo me. No. Il regola. Classico limone di cortesia. Più o meno. No, cioè, più o meno. Sì, comunque, esatto. Dai, insomma, ma sì. Educazione. Certo. Mai mettere le calze coi buchi se andate a casa di gente che non conoscete. Perché ti fanno levare le scarpe all'ingresso. Lo so. Altra cosa, sempre quelle calzine coi buchi, mai farlo in aeroporto. Perché un attimo che dopo ti ritrovi i controlli di sicurezza, quelle calze bucate. È vero. Comunque se fate togliere le scarpe, avvisate. Sì. A casa nostra senza scarpe, così uno lo sa. Esatto. E al limite, no? No, certo. Perché... Le cupoline per gli ospiti, così almeno ti eviti la vergogna altrui, no? Scusa. Sì. Ultimo drink per non soffrire i postumi, Vladimiri, per via del succo di pomodoro. Come chiusura. Non lo so. C'è chi nelle mattine dopo, come vi dicevo del succo d'arancia, oppure c'è chi beve dopo. La birra. La mattina dopo sì, beve certo, la birra certo. E riequilibra tutto. Sì. La vita mi ha insegnato che ogni volta che dici a qualcuno che devi fare qualcosa, devi aggiungere sempre il forse. Forse devi fare qualcosa. Non l'ho capito tanto, però io ve la dico così. Se, a questa, anche questa non l'ho capita, forse andrebbe chiamato. Vogliamo provare a chiamare? Oh. Al volo, dice vai. Così. Se pulisci la doccia con l'ammorbidente dei vestiti, l'acqua scivolerà via meglio. Ma anche tu. E si attaccherà meno al calcare. Ah, e il vetro della doccia diventa più morbido? Non lo so. Non ho capito. Non lo so. L'acqua scivolerà via meglio. Chiuderei con questi due. Mai e poi mai fare commenti su terze persone se non sai con chi stai parlando. Mm-mm. Potrebbe essere un parente. Eccoci. Chiedo scusa. Chi non l'ha mai fatto. E poi chiuderei con questo. Grazie Valentina di aver fatto coming out, che scrive: Valentina, scendi dal calorifero che sennò ti vengono le emorroidi. Cara nonna, se ti avessi ascoltato. Aia, povera. Che male. Amore. Senti Florenzia, ricordaci l'appuntamento. Brava. Ogni mattina prima di colazione verso le 7 arriva una nuova puntata di Before Breakfast Italia. Pochi minuti, un piccolo trucchetto ogni giorno per imparare a ottimizzare meglio i nostri tempi e vivere in maniera un po' più spensierata, che ne abbiamo bisogno. Dove li sentiamo? Sentiamo su One Podcast, Appi One Podcast, Appi Radio DJ, DJ.it, Spotify, Apple Podcast, su tutte le piattaforme principali di podcast. Mi sento di parlare a nome di tutto il popolo di Pinocchio. Questa è per te. Florenzia, ti stai facendo vibrare. Grazie di essere stata con noi. Muchas gracias. Torno a trovarci presto. Volentieri, quando volete. Grazie. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. E sono già le 18:20 e ancora non abbiamo parlato oggi di Londra, Valentina. No, con tutto che le immagini che abbiamo visto questo pomeriggio hanno proprio condito tutto il pomeriggio in redazione, perché questo pomeriggio, a partire dalle 15:22 italiane, il feretro della regina Elisabetta è uscito da Buckingham Palace ed è stato portato in un lungo corteo che è durato una quarantina di minuti fino a Westminster Hall, dove rimarrà per i prossimi giorni. E da queste ore in avanti sarà possibile a tutti i sudditi e le suddite andare a rendere omaggio alla regina. Francesco, perché tu lo sappia, caro Ciocca, io sono entrato in redazione. Sì. Le due Mary J e Valentina erano spalla contro spalla. Sì, baby one, two, three. Guardavano, non uno. Due schermi, uno collegato da non so quale sito italiano, da Jedi, uno BBC. Dalla BBC. La Vale, cioè BBC aveva l'inquadratura migliore, perché ovviamente la BBC, sì. Però la Vale poi ogni tanto buttava l'occhio e controllava che di là succedesse qualcosa, perché Jedi era in prima fila sui cannoni. La BBC era in prima fila, praticamente aveva una webcam sulla testa di Carlo. Non potevo, ho detto ciao, zitto! No, ho avuto il terrore. Allora, perché la processione è iniziata appunto con un colpo di cannone, tra l'altro a Hyde Park. Chiedo a Mary J se vuole entrare, che magari mi dà anche delle dritte. Aspetta che c'è anche una sigla. Abbiamo visto insieme. Mary, vieni dentro. Eccola, ballando, ballicchiando. Sì. Facendo un merengue. Allora, i cannoni erano posizionati ad Hyde Park. Sì. Ok. Sì. E tu, fresca di Londra, ci puoi. Che è stata a Londra quest'estate. Sì.
sì, ci puoi indicare vicini a, a Westminster. Sì, praticamente Hyde Park, se non mi sbaglio, adesso non vorrei dire delle cavolate perché è sopra. Sì, è sopra Westminster, oh, okay, okay. Buckingham Palace. Benvenuta Pinocchio, cara. non solo noi. Perché io ho solo camminato. Cara Mary J. Io ho solo camminato, non sapendo dove mi trovavo. Senza orientamento. Peraltro hanno sparato una serie di colpi di cannoni a una distanza l'uno dall'altro non ben precisata, ma lunga, cioè sì, che non si capiva. Molto lunga. Tra l'altro il parco tu hai temuto era... che fosse un colpo per anni. Quindi 96. Tra l'altro prima che cominciasse il primo colpo, la telecamera era già fissa sul parco e il parco era popolato di scoiattoli. Era pieno di scoiattoli che vedevamo passare. E si sarà spaventati anche. Si sarà spaventati tantissimo. Sì. Comunque, a processione con i figli di Elisabetta, per cui c'era Carlo, c'era Andrea, c'era Anna, c'era Edoardo, in seconda fila William, Harry e basta, Mary, sì, cioè i due fratelli, sì, sì, hanno percorso la processione spalla contro spalla, ognuno si viveva il suo lutto molto singolarmente, per cui non ci sono stati momenti di connessione tra i vari parenti. Ognuno che guardava dritto. Beh, e poi c'era. Aspetta, c'era il personaggio che ci ha svoltato il pomeriggio. Sì. Facciamo così. Rimanete lì perché tra un po' ve lo svegliamo. È buono. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:33, con grande entusiasmo abbiamo riascoltato questa canzone meravigliosa. Sì. Siamo in studio così, seduti. Sono qua io, questo microfono, accanto di qua c'è la Vale. Eccomi. Dall'altra parte c'è Mary J. Sì. Che ricordiamo è Mary J, una Mary Jane. Sì, grazie. Diciamo tutti così. Grazie. E poi Ciocca, Francesco Ciocca, che è Francesco Ciocca. Sì, che avrebbe un suo microfono, ma lo tiene sempre molto distante perché non c'ha voglia. Va bene, così. Poi lui. Perché sono timido. Parla solo alle bici. Sì, e ad altre che non sto neanche a elencare. Allora, siamo rimasti appesi a la cerimonia che c'è stata questo pomeriggio di traslazione del feretro della regina Elisabetta da Buckingham Palace a Westminster. Quindi con tutto un corteo, con tutta una regola, con tutte le posizioni. Sì, c'era grande attenzione a chi avrebbe composto da parte a chi avrebbe composto il corteo, cioè se William e Harry avrebbero percorso il tragitto insieme, spalla contro spalla. Effettivamente i fratelli erano lì, le femmine mancavano perché mancava Camilla, mancava Meghan, mancava Kate, perché le donne, le spose, hanno percorso il corteo in macchina, ecco, così vuole la tradizione, per cui i familiari stretti a piedi, sì, e i congiunti invece in macchina. Ok. Detto questo, sempre a dire chi ha il sangue blu, una roba moderna. Noi abbiamo assistito con grandissima attenzione a tutta la processione. Abbiamo individuato i vari personaggi, c'erano i quattro. Diciamo anche quella cosa che un fratello aveva la divisa, l'uniforme, sì, e l'altro no, giusto? Forza. Beh, aveva l'uniforme Anna, aveva l'uniforme Carlo, dei due fratelli William e Harry. Beh, Harry non è Carlo. Fa parte della. Comunque abbiamo fatto la spunta di tutti i parenti e poi compare, anzi Mary J segnala un tipo in kilt. Sì, mi ha colpito particolarmente perché aveva il kilt. Miau, più che altro. Un bono senza pari. Una roba fra. Allora, siccome prima vi dicevo che sono entrato in redazione, ho sorpreso Mary J e Valentina sedute una accanto all'altra, spalla contro spalla, a guardare due monitor, uno collegato da l'account, diciamo così, di Repubblica, credo, insomma, sì, e l'altro era la BBC, muovendo la testa di qua e di là, perché c'erano diverse inquadrature, far quadrare persone, posizioni, look, e a un certo punto da entrambe le inquadrature spunta questo a Marco Antonio, che è molto grande. Un ragazzone col kilt. Proprio con la divisa scozzese. E stava nel gruppo dei parenti stretti, con i figli e i nipoti. Dietro i fratelli, credo, già c'era lui. Dietro William e Kate, dietro William e Harry. Ma ci siamo documentati. Chi è, chi non è? Allora, lui è Jonathan Thompson. I più attenti l'avranno già notato sicuramente, perché il mondo di internet è pieno di meme. Lui appartiene al 5° Battaglione Reggimento Reale di Scozia,
ma è stato di fatto guardia del corpo della regina negli ultimi anni. Guardia del corpo intimissima, cioè lui stava sempre accanto alla regina. E infatti sono tantissime le foto che la... che lo ritraggono insieme a lei. Sì, che sembrano veramente un po' non è nipote, perché per età sì, è lui. Sì. Lui sempre in kilt, cioè non ha mai mollato quella divisa anche quando faceva. Forse non è non per scelta, forse quelle guardie lì si vestono così. Ah, chi ne sa, cioè non lo so, però sempre. Immagino, così. Sempre perché... vicino alla regina che dice: l'avremmo potuto notare prima? Sì, avete ragione, avremmo potuto notarlo prima. L'abbiamo notato adesso. Ma in Inghilterra era già un fenomeno. Era social, già un fenomeno e lui è a capo di tutta l'organizzazione del funerale, per cui tutto quello che è avvenuto oggi aveva come direttore di produzione, diciamo, per renderla il meno ecclesiastico possibile, lui, Jonathan, detto Johnny, e chiamato dagli scozzesi maggiore delizia degli occhi. È un bel ragazzone, di cui però abbiamo voluto cercare anche notizie personali private. È sposato, dicono, ma sappiamo solo quello, perché la famiglia reale tiene alla sua privacy, a quella di ogni singolo componente. No, sai cosa? Ecco, ma infatti, lui sì. Guai a sapere qualcosa. Il segno zodiacale, banalmente volevo sapere il segno zodiacale. No, niente, non si può sapere niente perché lui è quello serio. E vabbè, come si chiama, hai detto? Si chiama Jonathan Thompson, per gli amici Johnny, altrimenti detto maggiore delizia degli occhi. Googolatelo. Questo è il podcast di Pinocchio, lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:41, somos Gio e Valentina, hablamos della cerimonia della reina d'Inghilterra. Allora, sì. Ci scrivono, Vale? Sì. Che ci scrive Laura. Ho letto che accanto a William e Harry c'era il figlio della principessa Anna, che è il nipote più vecchio della regina. Sì, infatti noi che abbiamo visto tutta la cerimonia, tutta la processione, perché di processione si trattava, avevamo individuato un altro bel ragazzone e non capivamo chi fosse, quindi è il figlio di Anna. Che Anna, ricordiamo, è una delle figlie. Sì, è la secondogenita, se non sbaglio, Anna, che è super accreditata a essere poi la consigliera di Carlo. Anna e Carlo hanno pochissimi mesi di differenza, hanno di tipo 18 mesi di differenza. Tra loro i rapporti sono sempre stati super contrastanti, cioè se Carlo inneggiava al bio, Anna inneggiava alla OMG, cioè erano proprio... ha sempre avuto pareri molto discordanti, ha sempre litigato tantissimo nella loro vita, però i più, cioè quelli, gli esperti dicono che lei sarà consigliera di Carlo, che poverino... Cioè, poverino, non lo so, però è tre giorni che non è neanche re, è tre giorni che è quasi re e... È sotto assedio, lui non aiuta l'opinione pubblica per colpa delle penne, diciamolo, perché poi... Ma anche delle proporzioni, cioè non puoi avere un tavolo piccolo, un quaderno enorme, 50 sì. calamai, sì. Ma poi il calamaio. Lo so, di quello abbiamo parlato, ieri ha rifirmato con penna e calamaio, si è sporcato tutto, si è arrabbiato. Oggi ha sbagliato la data. Si è arrabbiato e si è macchiato, si è mosso e si è macchiato ancora di pasticcio. Più. La moglie ha cercato di calmarlo, ma lui ormai era andato su tutte le furie. Purtroppo, Carlo, sei inquadrato 24 ore su 24, cioè quantomeno non 24 ore su 24, ma in questi momenti qui c'è della gente che ti firma. Però quanti anni ha adesso lui? 72-73. Cioè, qualunque uomo o donna che ha 72 anni... chiunque in generale, ma ovviamente a 72 anni un po' con più difficoltà, devi fare una cosa per la prima volta, probabilità di sbagliare? Sì. Probabilità di sbagliare, abbiamo visto mille volte come si fa, ce l'hanno spiegato, non l'hai mai provato tu? Sì. Poi magari hai un carattere che si inalbera più facilmente di altri. Ma no, perché insomma sei nervoso anche perché ti guardano tutti. Ho capito, ma se sai che ti filmano, Carlo, fai buon viso a cattivo gioco. Tra l'altro la puntata di oggi, le regole da applicare, se tu pensi ossessivamente non deve succedere, succederà. Così. Tra l'altro poi c'è altra polemica legata al suo diventare re, lui ha sempre vissuto a Clarence House, adesso tutti quelli che erano al suo servizio temono che lui li lasci a casa e c'è puzza di licenziamento, che non sarà un licenziamento brutale,
nel senso che probabilmente molti riuscirà a integrarli in altri ruoli e in altre situazioni nelle immense proprietà reali. Però ce lo sapevano tutti. Molti altri avranno una cassa integrazione importante, insomma, che tuteli il loro benessere. Però anche lì super polemica. Mamma. Sono giorni difficili. Le gatte da pelare. Gattissime da pelare. Volevo darti anche tutta una serie di indicazioni invece legate al funerale che si terrà lunedì mattina. Ok. A partire dalle 11 circa, alle ore 9 suonerà il Big Bang. Ci sarà l'arcivescovo di Canterbury che celebrerà la messa, quello se le ha viste tutte e le ha fatte tutte. 2000 ospiti, naturalmente. Sì, 2000. Vabbè, arrivano tutti i capi dei capi dei capi del mondo, più i Beckham. No, scherzo. No, dai, no. Le Spice. No, non lo so. No, non credo. Sì, ci segnalano Big Ben, non Big Bang, va bene. No, voi dite Mary Jane e io dico Big Ben. Brava. No, allora, per quanto riguarda invece tutti gli onori che i sudditi e le suddite hanno portato in giro per le strade a Londra alla regina, per cui i fiori che vengono posti davanti a Buckingham Palace. Sì. Ecco, i fiori sono stati ripuliti dalle plastiche che avvolgono i mazzi di fiori abitualmente. Le plastiche sono state portate subito a riciclare. In moltissimi hanno disseminato qua e là per le strade e per i parchi di Londra panini alla marmellata per rievocare quel video che la regina Elisabetta aveva girato in occasione del giubileo con Paddington, nel quale lui e lei condividono il fatto di amare entrambi il panino alla marmellata. Vabbè, ma lo lasci in giro? Li ha lasciati in giro e infatti la polizia ha detto: raga, no, ma panini alla marmellata, perché o li date a chi ha bisogno, che è un gesto carino. Esatto. Ma perché per strada? Metti fiorellino, pupazzino e paninetto. Però paninetto puzzetta dopo un po' e paninetto con marmellata e insetti di brutto. Vabbè, insomma, questo è molto altro nei prossimi giorni a proposito. Grazie, Vale. Regina. Grazie mille. Scusami, c'è stato un momento in cui Harry si è commosso, giusto? Ma Harry e William erano visibilmente commossi, Se in Carlo si vedeva una stanchezza che si porta avanti da diversi giorni, perché non si è fermato un attimo, William e Harry erano parecchio commossi. Sì. C'era Meghan, c'era Kate. Tutti c'erano, tutti. Sai chi mancava? Io. No. Esatto. Lo so, sei qua con me. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. E sono le 18:50 su Radio DJ, un lungo momento dedicato a Londra, ma ci sono anche tutti gli altri gossip, esatto. Valentina. Volevo dire, rispetto al lungo momento dedicato al gossip di Londra, nel quale abbiamo sottolineato la presenza di Jonathan Thompson come ex guardia del corpo della regina Elisabetta e nuovo buonissimo del mondo, ci segnalano che appunto su YouTube si possono trovare un sacco di tributi a lui. Ci sono dei meme anche. Perché non ce l'avete detto prima? Cioè, perché abbiamo dovuto scoprirlo solo oggi? Come al solito noi scopriamo di essere tagliati fuori. Dai, ricordiamo Jonathan Thompson, detto Johnny, a.k.a. maggiore delizia degli occhi. Basta che cambiamo argomento dicendo però che pare che Carlo abbia già licenziato coloro che lavoravano per lui nella vecchia casa. Allora, Britney Spears non si esibirà mai più, o almeno così ha dichiarato nelle ultime ore. È traumatizzatissima. Ha detto: non ce la faccio più, anche perché quando ho cantato per 4 anni a Las Vegas, le persone che mi sono state affiancate, i ballerini professionisti e l'ha detto virgolettato che ho avuto al mio fianco, si sono rivelati le persone più offensive del pianeta. Per cui, com'è come non è, prima di riprendere a cantare, di fidarmi dello staff col quale esibirmi, ci metterò molto tempo. Orca. Beyoncé ha festeggiato il compleanno, ha fatto 41 anni, il 4 settembre, ma ha festeggiato il weekend scorso. Tema della festa. Ha fatto la festona? Ha fatto festa in una casa privata che ha noleggiato a Bel Air. Tema della festa, roller disco. Salutiamo Madonna, che non è stata invitata. Orca. Ma alla festa c'era tutto il mondo. C'erano tutti gli altri. C'era Drake, c'era Zendaya, c'era Adele col fidanzato, c'era Kim Kardashian con Khloe Kardashian, con Kris Jenner, c'era Lizzo, c'era Bella Hadid, c'era Megan Fox, c'era Machine Gun Kelly, c'erano tutti. Però il tema, volevo dire, forse è in omaggio anche alla scomparsa di Olivia Newton-John, che
ha fatto un film che qua è stato un po' minore, ma in America invece è stato importante, che era Xanadu, che era tutto stranissimo, ambientato in una di queste sale di pattinaggio nelle quali c'era il DJ, che in America allora era esplosa come luogo di intrattenimento dei giovani. Bella, bellissima, una bella idea. Vuoi che andiamo? Tema. Mi piacerebbe. Ma sai pattinare? No. Andiamo. Oddio, andiamo. Nicolas Cage è di nuovo papà. È nata la prima figlia con la sua quinta moglie, la Riko Shibata. Cioè, non è che si chiama la Riko, era la signora Riko Shibata. È nata August Francesca Coppola Cage. Tanti auguri a voi. Congratulazioni. Quinta moglie. Sì, ma ne ha avute. Sì, però. No, ma lui fa dei pasticci. Ah. Guarda, Diego, che. Se posso dire, con le tinte, i capelli un po'. Sì. Nicolas, veramente. Dai. Ma poi cos'è che ti sposi sempre? Ma frequentare e convivere, no? In America questa roba non va. Capisco. Non va. È strano. Sì. Pare ufficiale che Leonardo DiCaprio frequenti Gigi Hadid. Chi l'aveva detto per primo? Io sono qua testimone. Chi l'ha detto per primo? A me piacerebbe che lo urlasse Ciocca. Chi l'aveva detto per primo? La Vale. Oh, ecco. No, perché date a Cesare quel che di Cesare, date alla Vale quel che della Vale. Perché brava. li hanno visti tubare. Avremo altra, ma dobbiamo chiudere. Domani una puntata. Proviamo domani a parlare di un tema che è molto sulla bocca dei giovanissimi. Sì. Però facciamo parlare i vecchi. Sì, facciamo questo esperimento. Comunque, dalle 17 alle 19 siamo qua. Grazie per averci seguiti. Ciao. 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 Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!